cambia il tempo con l'ingresso della nuova stagione. È lo stesso auspicio del movimento Famiglia Autismo Crotone, che in una calda domenica di autunno ha proposto alla cittadinanza presso il Parco delle Rose la festa inclusiva d'autunno, in collaborazione con il centro servizi Calabria Centro, vivere sorridendo e regalare un sorriso. Un momento d'incontro voluto per una società più inclusiva affinché nessuno rimanga indietro, guardando il mondo con occhi diversi, con una mentalità che cambia, come il mutamento dei colori delle foglie nei giorni d'autunno. Che significato assume questa festa inclusiva per i bambini affetti da spettro autistico? È molto importante perché il messaggio che noi vogliamo mandare è quello dell'inclusione, cioè nessuno escluso. Quante famiglie sono iscritte a questo movimento? 32 per adesso, sperando molto di più. Cosa bisogna fare nella città di Crotone per l'inclusione sociale? Innanzitutto bisogna sensibilizzare, perché c'è poca sensibilizzazione su questa cosa, ma su tutte le altre cose. Quindi il nostro scopo è quello di sensibilizzare e di aiutare le famiglie, perché noi nasciamo proprio come osservatorio. Qual è, secondo lei, la percezione in città delle famiglie, in questo caso, che hanno un figlio affetto da spettro autistico? Guardi, è un discorso molto complesso, perché chi ha una diagnosi di autismo, io la chiamo sentenza, tra virgolette, il genitore è buttato nello sconforto. Noi siamo nati anche per questo, per dare l'assistenza soprattutto al genitore, perché se il genitore sta bene e prende consapevolezza, anche il figlio farà grandi progressi nella vita. Io potrei dirle una frase fatta, ovvero che l'unione fa la forza, ma invece gli chiedo, dall'unione le famiglie con bambini affetti da questo spettro, che beneficio ne hanno? Innanzitutto noi abbiamo creato una bellissima squadra, poi di supporto l'uno con l'altro, e questo è quello che cercavamo, perché chi più di un genitore che ha il tuo stesso problema ti può capire, è superiore a un familiare. Secondo lei, nella sua esperienza, anche da ciò che ha raccolto, ci sono state nel tempo persone lasciate sole? Sì, assolutamente sì, ancora oggi noi siamo lasciate sole. Il nostro obiettivo è quello di innanzitutto di sensibilizzare e poi dire che ci siamo anche noi, ci resteremo e combattiamo per i nostri bambini. In questa città ci sono spazi per l'inclusione? Ci sono pochissimi spazi per l'inclusione, e quello che noi chiediamo appunto questo, spazi per i nostri bambini per fare inclusione.